Vincitori delle tre sezioni. Cominciamo quindi dalla sezione di poesia che sarà introdotta da un breve intervento di Alessandro Quasimodo. Prego, maestro. Che dire? Sono qui presidente da qualche anno di questa giuria del premio Città di Castello e mi piace farlo questa cosa, anche perché se no chi me lo farebbe fare se non ci fosse anche... La sezione poesia è una sezione abbastanza ricca quest'anno, interessante, ecco, come già anche negli anni passati. E allora perché quell'altra non la salvo? E allora vai a ripescare, vai a rileggere, rimetti, sposti i numeri, anche perché c'è l'anonimato più totale su questo, sul concorso, per fortuna non si sa assolutamente chi siano, si può intuire solo da qualche traccia se è un uomo o una donna che scrive questo. Per il resto la poesia, che cos'è il poeta in fondo? È qualcuno che mette sulla carta, come diceva Quasimodo, i sogni. Palazzeschi diceva: chi è il poeta? Dice: forse un musico? No, è un pittore? Neanche. Dice: chi sono? Io metto una lente davanti al mio cuore per farlo vedere alla gente. Sono il saltimbanco dell'anima mia. Ecco, sezione poesia, decimo classificato. Cominciamo con Martina Prosperi di Pessano con Bornago, nel milanese. Vedete che è una ragazzina, beata lei, 19 anni. Il titolo dell'opera è Il lettore e poeta, che è quasi un auspicio. Il premio gli viene assegnato da uno degli sponsor del concorso, la Bottega Artigiana di Fernate. Direi l'applauso va ripetuto perché ha 19 anni. Brava Martina, andiamo avanti, nono classificato, ancora al femminile, Luciana Vasile di Roma. Il titolo dell'opera è Libertà del sé, premio assegnato anche questo dalla Bottega Artigiana di Fernate. Complimenti. E continuiamo al femminile perché l'ottava classificata è una conterranea, viene da Perugia, Paola Palermi, titolo dell'opera. Paola Palermi, eccola. Molto giovane anche lei, titolo dell'opera Frammenti d'ombra, briciole di me, premio assegnato da Carpisa. E no, vogliamo sottolineare quindi che anche una rappresentante dell'Umbria accogliere un significativo riconoscimento. Andiamo avanti invece con il primo di genere maschile che si piazza, settimo classificato, Arnold De Vos, viene da Torino. Titolo dell'opera è De Consolazione Poiesis. Grazie al nostro amico torinese. Andiamo avanti col sesto classificato, viene da Cernobbio, sul lago di Como, l'autore Massimiliano Nicodemo, premio assegnato da Busatti, Linguaggio delle Stoffe. Il titolo dell'opera è Il Zeviro delle quattro stagioni, scusate. Zeviro delle quattro stagioni, ricordo che il premio del settimo classificato era stato assegnato da un altro sponsor, cioè l'Ospizio. Continuiamo, se possiamo, con un conterraneo qui di Vallata invece. Tarek Comin viene da Sansepolcro, ha solo 27 anni, Il nido delle tasche. Premio assegnato dalla Bottega Artigiana di Fernate. Tarek Comini viene da Sansepolcro, ma il nome non è proprio biturgense, credo. Comunque andiamo avanti con il quarto classificato, Virtudes Montserrat, viene da Rapallo,
non ha titolo la sua opera, il premio assegnato dal laboratorio Tela Umbra. Benissimo, e adesso i primi tre classificati, che prego di venire quindi al mio fianco per spiegare anche un attimo il senso della loro opera, chiedo di venire anche a coloro che dovranno assegnare il premio. E terzo classificato viene da Piedimonte Matese, in provincia di Caserta. L'autrice è Marcella Balducci, che ha la mia stessa età, quindi complimenti. Il titolo dell'opera è Mondi sommersi. Vediamo se riusciamo a fare. Diciamo, questa raccolta in una serie di sezioni comprendono, diciamo, il mio mondo, il mondo delle emozioni. Quindi è un modo anche per vedere tutte quelle cose che sfuggono all'attenzione di chi va troppo in fretta nella vita, di chi non si ferma forse a guardare le cose più importanti, quindi non solo uno sguardo sulla propria interiorità, ma uno sguardo intenso e con interiorità alle cose che ci sono intorno e alle cose del mondo. Grazie per questa stupenda, devo dire, spiegazione, Marcella Balducci. Grazie ancora. Andiamo al secondo classificato, Antonio Zavoli, è un cognome impegnativo, che viene da Rimini, e il titolo della sua opera, Lungo il confine della sera. Prego. La sera diventa un momento dove la riflessione, se mai è stata onesta e leale, diventa al massimo onesta e leale, non c'è più scampo, per cui la riflessione poetica non può che essere nuda, sincera in modo totale. E quindi secondo me, lungo il confine della sera, possono fare delle riflessioni che magari a 20 anni prima non si sono. E andiamo al primo classificato, e qui c'è un attimo d'attenzione supplementare che vi chiedo, perché l'autrice, e torniamo quindi al femminile, è l'autrice, ed è la prima volta credo che accade per quanto riguarda i primi premi, da 5 anni a questa parte, è un enfant du pays, perché è di Città di Castello, Angela Ambrosini, titolo dell'opera Controcanto. Non sono Tifernate, sono praticamente stata adottata dalla Città di Castello. Però d'elezione Tifernate, sono prestata in Città di Castello, sono umbra, ma dei genitori non. Sono un'insegnante, proverò comunque a parlare anche senza microfono, sono abituata. In esergo praticamente introdotto ogni mia lirica presentandola tramite appunto versi di autori celebri. Devo comunque precisare che questa intertestualità non è cioè a prioristica, è a posteriori, cioè io prima ho scritto le mie poesie, poi nel mio peregrinare, diciamo, da un autore all'altro, da un poeta all'altro, mi sono riconosciuta in alcune liriche, e quindi ecco, ho voluto appunto semplicemente, ho sentito riverberare la mia emozione in quelle di altri, di grandi poeti. Questo perché proprio appunto chi scrive, come appunto si diceva prima, non scrive mai per se stessi, ma si scrive anche per gli altri, e soprattutto ci si riconosce nell'altro. Chi legge un poeta, diceva Caproni, legge se stesso. E quindi evidentemente è così, cioè la scrittura amplifica le sensazioni, e non è affatto vero, come si crede, come normalmente si crede, che la poesia sia un genere di evasione. Assolutamente non è vero. La poesia è scavare negli interstizi del tempo, è scavare in se stessi, e assolutamente, cioè, è andare incontro alla realtà, non è fuggire dalla realtà. Il poeta è praticamente uno scandaglio della psiche. Gran parte della poesia viene dalla notte dell'inconscio, quindi alcuni miei versi forse sono
stati definiti ermetici, ermetici, ecco, ripeto anche qui, non in senso appunto programmatico, è ermetico perché, perché è difficile da esprimere la realtà e le sensazioni che si provano, quindi ovviamente c'è sempre l'inconscio, no, dietro, che sicuramente emerge e che è compito del poeta cercare di imbrigliare attraverso la parola. E perché si scrive? Molti mi dicono, ma che scrive a fare? Tanto non guadagni niente, soltanto spese. Certo, va bene, intanto la soddisfazione di potersi esprimere, no, ma si scrive anche perché forse, ecco, come diceva Ralph Emerson, la poesia è una rivolta, una ribellione personale al putiferio dell'ateismo. Ecco, quindi ateismo io lo intendo non soltanto in senso chiaramente fideistico, religioso, ma anche ateismo come, come materialismo, come, come appunto parlava poco fa l'onorevole Verrini, questo presentismo, questo presente incalzante che viviamo continuamente e che ci distrae dalla nostra vera essenza. E quindi ecco il canto di chi scrive. Non era un avance, era solo per... Allora, ho scelto una poesia da questa raccolta che ha un titolo molto indicativo, Tempus Manet. Tutto quello che resta della mia vita è il tempo. Tempo che ramifica nel tempo, insemina la carne, infuria negli ipogei della mente, gli stessi che il giorno lenisce di inganni quieti e certi, certi come la vita che è trascorsa, come la vita che trascorre. È il tempo, stagione dell'animo perpetua, nell'effimero gorgo di azioni e mutamenti, di incontri e di addii, nostra terra di riporto a stemperare le orme salde e aspre di infaticabile destriero. Ma nel volo dei giorni non fugge, né allenta la presa, sta, spia, insidia, come radice che da crepacci di abissi aerei a rinserri in fulmineo cappio il piede. E noi qui, indumenti del destino, un cambio dopo l'altro, a propiziare nuove finzioni e nuovi clamori, mentre inenarrabile, colpo a colpo, dai sagrati del cielo, tempus manet. Vorrei fare una dedica. La prima dedica è ufficiale, la città di Castello, la città che mi ha comunque accolta e che appunto mi ha dato la possibilità di partecipare a questo concorso. La seconda dedica è personale, privata, e vorrei dedicarla, questo primo premio, a mio padre, che è qui questa sera, che ha, lo dobbiamo dire, un 91enne splendido, tenace, esule dalmata e appunto di questa terra che ha ispirato anche gran parte appunto delle mie liriche. Quindi a te, papà. Allora, viene premiata due volte dal presidente della Cassa di Risparmio di Città di Castello, Domenico Colcelli, perché il premio è dell'Istituto Bancario Cittadino, e la targa medaglia d'oro della Società Dante Alighieri da Alessandro Masi. Doppio premio, quindi, primo premio alla grande. Ringraziamo ancora Angela Ambrosini, vincitrice del primo premio per la poesia, e passiamo alla saggistica. E introdurrà questa seconda sezione Aldo Forbice. Qui dovrei parlare fino a domani per dire quante e quali cose riesce a fare Aldo Forbice. Mi limiterò solo ai dati essenziali. Giornalista, scrittore, conduttore radiofonico, iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 69, ha scritto per l'Avanti, ha diretto prima di La Vitola.